Ciao, io sono Matteo Gentile e in questo canale pubblicherò video che hanno a che fare con il mondo dei viaggi. Quindi, se l'argomento ti interessa e il video che stai per vedere ti piacerà, ti invito a mettere un mi piace, a iscriverti al canale e ad attivare la campanella così da non perderti i prossimi contenuti. Iniziamo! Bene cari amici, questo video sarà dedicato interamente all'isola di Bali, questa meravigliosa isola che si trova nell'arcipelago indonesiano e punto imprescindibile e immancabile per chiunque decida di organizzare un viaggio in Indonesia. A tal proposito, se avete intenzione di inserire Bali all'interno di un più ampio viaggio nell'Indonesia, vi suggerisco vivamente di vedere il video che ho realizzato dedicato appunto allo svolgimento di un viaggio all'interno dell'Indonesia nel quale sono presenti più tappe, tra le quali appunto Bali. Allora, voglio essere sincero, questo video come vedete è abbastanza lungo perché comunque su Bali c'è veramente tanto da dire e io cercherò di darvi tutte le informazioni utili ad organizzare e a realizzare un viaggio in questa terra meravigliosa. Ma nel caso stiate seriamente pensando di recarvi a Bali, allora vi consiglio caldamente di guardare questo video per intero, proprio per tutta la serie di informazioni molto utili che esso contiene. Ma se invece volete soltanto farvi un'idea dei luoghi da vedere a Bali, allora vi posso suggerire io stesso di andare direttamente al minuto che vi sto indicando qui, in modo da saltare tutta una parte che probabilmente vi potrebbe sembrare noiosa. Quindi bene cari amici, cominciamo con le informazioni basilari. Per quanto riguarda i documenti è sufficiente il passaporto, non è invece necessario l'utilizzo di alcun visto, parlo chiaramente per i cittadini italiani. Informazione fondamentale è anche quella che riguarda il periodo nel quale recarsi a Bali, e la parte dell'anno migliore è quella che va da maggio a ottobre, questo chiaramente per una questione legata al meteo, quindi in sostanza nella stagione secca. Per quanto riguarda la moneta locale, questa è la rupia indonesiana, con la quale bisogna prendere al più presto confidenza, perché ragazzi, a Bali si paga veramente tutto. Da un lato è vero, si paga tutto, ma dall'altro sappiate che comunque le cifre sono sempre cifre molto basse e molto abbordabili. Solo per darvi un riferimento, 100.000 rupie equivalgono a circa 6 euro. Ultima informazione utile da sapere prima di passare alle vere e proprie mete: allora, come ci si muove e si sposta all'interno dell'isola? Forse già sapete che in Asia esiste un servizio molto simile a quello europeo di Uber che si chiama Grab, tuttavia a Bali esiste una sorta di lobby dei autisti locali, quindi in alcune zone specialmente dell'isola gli autisti di Grab non hanno la possibilità di operare perché appunto il mercato è dominato dagli autisti locali. Quindi per spostarvi all'interno dell'isola il mio suggerimento è di scegliere una delle due, o affidarvi appunto a questi autisti locali contrattando sempre le cifre per gli spostamenti, e vedrete i prezzi, specialmente se siete in più persone, alla fine risulteranno essere veramente fattibili. Oppure un secondo metodo con il quale spostarvi all'interno dell'isola è il classico affitto dei motorini. Però a riguardo voglio dirvi tre punti molto importanti e fondamentali. La prima da tenere in considerazione è che i ragazzi in Indonesia guidano dalla parte sbagliata, quindi chiaramente bisogna stare molto attenti. La seconda informazione che dovete sapere è che l'isola è molto trafficata, quindi mi raccomando, innanzitutto state attenti e prendete i motorini soltanto se sapete guidarli con una certa dimestichezza. E tra l'altro faccio che dirlo già qui, cercate di muoverli sempre con largo anticipo. Perché? Perché proprio a causa del traffico, per quanto l'isola non sia molto grande, gli spostamenti spesso saranno lunghi e lenti. E la terza e ultima cosa da sapere, molto importante, è che per guidare in Indonesia è necessario possedere un documento, che è questo qui. Questa qui è la patente di guida internazionale. Non sto a dilungarmi, comunque è un documento che costa una quarantina di euro, si fa alla motorizzazione, e senza di questo ragazzi non potete guidare, o meglio potrete guidare, nel senso che i motorini ve li affitteranno ugualmente, ma in caso di fermo da parte della polizia la multa sarà certa. E l'ultima nota bene, diciamo, che voglio darvi è che se vi recherete a Bali a cavallo del 17 agosto, che è il giorno della festa dell'indipendenza dal dominio olandese, dovete tenere presente che le strade spesso saranno letteralmente bloccate dalle scolaresche che fanno le prove e si esercitano per gli spettacoli che verranno appunto fatti il 17 di agosto in occasione di questa festa molto importante. Ma dunque, veniamo adesso all'itinerario, ai luoghi da visitare. Quello che vi proporrò io è un percorso che si può svolgere nell'arco di 5-7 giorni. Il mio consiglio è di rimanere sulla settimana, non meno, così da avere qualche giorno in più per visitare, esplorare liberamente l'isola, possibilmente in maniera autonoma con dei motorini in affitto, che purtroppo è una cosa che noi non abbiamo avuto il tempo di fare, e la cosa mi spiace molto perché l'isola lo merita. Quindi partiremo in questo itinerario dal sud dell'isola, perché è lì che si trova l'aeroporto di Denpasar ed è quindi probabilmente il punto da
cui partirete, inizierete il vostro viaggio all'interno dell'isola. Un primo luogo che vi suggerisco di visitare è il Tempio di Uluwatu. Questo tempio si trova nella parte meridionale appunto dell'isola ed è un tempio a strapiombo sul mare dedicato alla divinità induista Rudra. La particolarità di questo tempio che lo rende meraviglioso non è tanto il tempio in sé, che anzi risulta piuttosto piccolo, modesto, oltre a non essere accessibile ai visitatori, cosa che però vedrete accomuna tutti i templi in Indonesia, ma a renderlo speciale è la camminata che potrete fare su tutto il lungomare circostante. Personalmente l'ho trovato veramente un'esperienza bella, emozionante, anche perché questo è un consiglio che io vi do vivamente per questo tempio, ma in generale per qualunque altra attrazione andiate poi a visitare. Noi siamo andati all'apertura. L'apertura era alle 7 del mattino e ragazzi, credetemi, fa la differenza andare alle 7 piuttosto che alle 9 del mattino, perché già alle 9 troverete una quantità di gente incredibile. Se invece andrete all'apertura sarete davvero soltanto voi e veramente, secondo me, camminare da soli lungo tutto questo percorso trasmette comunque delle emozioni forti. La vista è oggettivamente spettacolare e già qui potete capire che quello che rende belli i templi a Bali non sono tanto i templi in sé, ma è tutto quello che vi sta attorno, tutta la cornice, il paesaggio che li circonda. Il caso di Uluwatu è proprio emblematico, no? E quindi questo è un concetto che vedrete ribadiremo durante il corso di tutto il video. Ma oltre all'attrazione costituita dal tempio e da tutto il cammino che potete fare attorno, ce n'è un'altra che alla fine finisce a giocarsela alla pari quasi con quella del tempio, che sono le scimmie. Qui ce ne sono veramente tantissime, le potete osservare e vedere da molto vicino, però a tal proposito voglio dirvi state attenti, perché a differenza di altri posti qua le scimmie sono veramente cattive, sono piuttosto aggressive. Abbiamo assistito infatti anche a scene di turisti depredati ad esempio di occhiali, di cappellini, in giro abbiamo trovato carcasse di cellulari, quindi mi raccomando state attenti soprattutto nel momento in cui doveste andare a fotografarli con oggetti piccoli come gli smartphone o ancora le GoPro. Adesso passeremo nel quartiere brutto della città, quello proprio dove non bisogna andare. Praticamente è pieno di scimmie, ti circondano, ti accerchiano, attenzione, si inculano lì! Due scimmie trombavano. Niente, ovviamente adesso ci passiamo in mezzo ed è incredibile perché le scimmie ti circondano, alcune ti vengono dietro, proprio ti fanno un fermo. Poi andiamo, dai. Vieni con me, vieni. Forza e coraggio. Oh cazzo. Via. Madonna che paura. Dunque, lo stesso giorno, una volta che vi siete fatti travolgere da questa bellezza dirompente di questo tempio, un altro luogo che potete andare a visitare è il tempio di Thana Lot. Siamo al tempio sul mare di Thana Lot nell'isola di Bali, siamo nella zona sud-ovest dell'isola. Questo tempio è dedicato alla divinità Varuna ed è in realtà solo uno dei 7 templi presenti sulla costa di Bali. Tuttavia si tratta del tempio più famoso e di conseguenza anche di quello più turistico. Posto davvero suggestivo comunque da vedere, da visitare. Allora, voglio darvi un consiglio. Questo tempio si trova all'interno di un'area delimitata all'interno della quale sono presenti anche delle strutture alberghiere. Siccome l'ingresso a quest'area si paga, il mio consiglio è questo: prenotatevi un albergo di quelli presenti all'interno di questa zona del tempio. In questo modo cosa potrete fare? Potrete pagare una volta arrivati l'ingresso all'area del tempio, posare i bagagli, quello che avete con voi in hotel, dopodiché andare a vedervi il tempio al tramonto. Ragazzi, questo tempio al tramonto dà veramente, secondo me, il meglio di sé. I colori sono bellissimi. Ancora una volta vi sottolineo come la bellezza di questo luogo sia sancita in larga parte, oltre che dal tempio, da tutta la cornice, da tutto quello che vi è attorno. Come vedete, questo tempio poggia proprio sul mare, quindi sarà possibile, con la marea che si abbassa, fare una passeggiata proprio lungo questa scogliera rasente al mare e da lì veramente godersi un tramonto, a mio parere, stupendo e, insomma, conservare quindi questo ricordo prezioso. Dopodiché, sempre in quest'area, sono presenti sia dei locali dove mangiare sia anche delle bancarelle, così quindi volendo la stessa sera la potete passare lì. E il mio personale consiglio è la mattina dopo, senza mai essere usciti dall'area, andare a vedervi questo tempio all'alba. Perché? Ancora una volta, perché ragazzi sarete da soli, quindi senza la calca di turisti, potrete godervi il tempio, fare delle foto, tutto quello che desiderate. Quindi questi due templi potrebbero costituire l'oggetto della vostra visita durante il primo giorno. Il giorno dopo invece potreste recarvi a Ubud,
Ubud. Ubud si trova nel cuore dell'isola ed è il centro culturale di Bali. A Ubud ci sono diverse cose da fare, da vedere, ma forse le due attrazioni principali più conosciute sono il Palazzo Reale, e qui purtroppo noi non abbiamo avuto il tempo di andarlo a visitare. Si tratta di questa residenza della famiglia reale di Ubud, in tipica architettura balinese, che risale all'inizio del XIX secolo e mediamente è uno dei punti da andare a vedere. Dicevo, noi purtroppo non abbiamo avuto il tempo, però un salto è sempre consigliato. E poi c'è un altro posto molto famoso, sempre a Ubud, che è la Monkey Forest. La Monkey Forest, detta anche il santuario delle scimmie, è questa foresta nella quale sono presenti centinaia e centinaia di scimmie, più pacifiche, devo dire, più calme di quelle di Uluwatu, e proprio per questo qui avrete modo anche di vedere da più vicino e interagirci anche un po' di più. Oltretutto, come vi ho detto, questo posto è conosciuto anche come il santuario delle scimmie. Perché? Perché all'interno di quest'area sono presenti anche 3 templi ed è infatti considerato questa foresta un luogo sacro. Questi templi, come sempre, sono molto belli, ma ancora una volta, come vi ho già accennato, purtroppo non sono accessibili. Lasciato Ubud, è il momento di spostarsi in una delle attrazioni forse più conosciute e rinomate di tutta l'isola. Sto parlando delle terrazze di riso. Le terrazze di riso più famose e più conosciute sono due. Sono le terrazze di Tegalalang e le terrazze di Jatilui. Allora, iniziamo dalle terrazze di Tegalalang. Le terrazze di Tegalalang sono molto turistiche, questo va detto. Le vedete in qualsiasi foto di Bali. Anche perché cosa si fa alle terrazze di Tegalalang? Si fa la Bali Swing. Probabilmente ne avete già sentito parlare. La Bali Swing è questa altalena sul vuoto, nel senso che vedete, vi legano, vi imbragano a questa altalena e verrete spinti, dondolati sopra queste terrazze, quindi un'esperienza bella da fare. E quindi vi dico già come funziona. Per accedere a queste terrazze si paga un biglietto che costa 12 euro, col quale avrete diritto a visitare innanzitutto le terrazze, che come vedete si sviluppano principalmente in verticale, e scegliere un'attività tra la Bali Swing e il caffè cacato. Avete capito bene, ho detto caffè cacato, ma ora ci arriviamo. Iniziamo dalla Bali Swing, diciamo che è una delle attrazioni, diciamo, turistiche forse che va di più, ed è proprio per questo che spesso vi troverete a fare la coda. Infatti sappiate che qua si può pagare un biglietto differenziato a seconda che si voglia fare o meno la coda. Noi siamo andati, tanto per cambiare, all'apertura, alle 7 del mattino, quindi coda non ce n'era. Noi abbiamo potuto pagare il biglietto, che costava un po' meno, 12 euro appunto, e non fare la coda perché tanto non c'erano persone. Però sappiate che se andrete ad esempio nel pomeriggio sicuramente ci sarà coda, e quindi a quel punto, se volete saltare questa coda, dovrete pagare un sovrapprezzo. Qualora invece soffriate di vertigini o non ve ne freghi nulla dell'altalena, l'alternativa è la degustazione del caffè cacato. Cos'è sto caffè cacato? Sostanzialmente c'è questo animaletto che si chiama luwak, in italiano viene detto ratto scimmia. Cosa fa? Si nutre con delle bacche, dopodiché le caga, prendono questi escrementi, li mettono nel caffè e ve lo servono, e voi ve lo bevete così. Dai, non è vero, sto scherzando. Prendono gli escrementi, li lavorano, li trattano fino a realizzarne un caffè, e poi quello sarà quello che assaggerete. Però sempre da là arriva. Noi personalmente abbiamo scelto l'altalena, quindi non vi so dare molte informazioni. Ah, piccolo suggerimento: vicino a queste terrazze di Tegalalang è presente un locale veramente bello, molto carino, che si chiama Boni Bali Restaurant. Andate a cercarvelo, lo trovate sia su Instagram che banalmente su Google, e devo dire, noi siamo andati a fare colazione lì e siamo stati trattati veramente come dei re. Ci hanno fatto accomodare su questo balcone, su questo terrazzo situato proprio sopra e in mezzo alle terrazze di riso.
ed è stato veramente bello, il colpo d'occhio era notevole ed è stato piacevole, quindi consigliatissimo se vi capita e se avete tempo. Le altre terrazze di Riso invece di cui vi parlavo sono le terrazze di Giatilui. Allora intendiamoci, anche qua si paga un biglietto, quindi anche queste sono considerabili turistiche, però devo dire la verità, queste sono molto molto più autentiche, ci si sente molto di più a contatto con la cultura locale, infatti talvolta si vedono anche persone che effettivamente stanno raccogliendo il riso, stanno lavorando lì, e qui avrete la possibilità di fare una passeggiata molto molto lunga in mezzo a queste risaie che sono secondo me molto belle proprio per la loro autenticità, meglio secondo me anche di quelle di Tegalalang. Queste terrazze si sviluppano più in orizzontale rispetto a quelle di Tegalalang, che invece prediligono lo sviluppo in verticale, e secondo me restituiscono un'idea più vera, più naturale di quella che è proprio la cultura del riso e la tradizione locale. Sono molto belle, molto suggestive anche da catturare con riprese aeree, se ne avete la possibilità vi darà soddisfazione, e quindi questo è secondo me un posto che va assolutamente visto, anche qualora aveste già visitato le terrazze di Tegalalang. Non lontano da questa zona dell'isola dove siamo arrivati è presente una località che si chiama Tampak Siring, all'interno della quale vi è un tempio che si chiama Tirda Empul. Questo è un tempio molto famoso, probabilmente l'avete già visto in alcune immagini, perché all'interno di questa struttura è possibile fare un percorso di purificazione lavandosi con dell'acqua che sgorga da delle fontane. Noi non l'abbiamo fatto, però devo dire la verità, il grosso problema di questo tempio è che è sempre pieno di gente, e quindi non so, secondo me va a perdere un po' quell'essenza spirituale di questo percorso di purificazione, di rinascita che il tempio invece dovrebbe dare. Quindi Ubud, terrazze di riso e Tampak Siring potreste dividere nell'arco di 2 giorni, ad esempio in questo modo, continuando l'itinerario di prima. Il secondo giorno potreste fare ad esempio Ubud, quindi la Monkey Forest e il Palazzo Reale, e il terzo giorno potreste invece dedicarlo a visitare le terrazze di Tegalalang e il tempio di Tirda Empul a Tampak Siring. Andiamo adesso avanti col nostro itinerario e arriviamo a quello che potrebbe essere il vostro quarto giorno. Il quarto giorno potreste dedicarlo a visitare i 3 luoghi di cui vi parlerò adesso. Noi siamo riusciti a visitarli tutti lo stesso giorno, quindi sì, è fattibile. Un primo luogo di cui vi voglio parlare è Tirda Ganga. Questa località è conosciuta per i giardini con piscine del Water Palace. Questo Water Palace non era altro che una residenza estiva reale, e questo posto è molto particolare, molto caratteristico per la presenza di queste piastrellone, di queste mattonelle in mezzo all'acqua sopra le quali potete camminare e sulle quali ci si può fermare a fare delle foto. Non vi nego, è un posto abbastanza gettonato soprattutto sui social, perché qui si riescono a fare le foto molto carine, e tra l'altro in queste grandi vasche sono presenti numerosissimi pesci ai quali è possibile, volendo, anche dare da mangiare acquistando sul luogo. Ed è comunque, onestamente, per quanto sia un posto bello e molto particolare, non è un luogo che vi ruba più di 40 minuti, un'ora esagerando, perché obiettivamente è un luogo piccolo, concentrato, quindi una volta che lo guardate, ve lo siete goduto, non c'è ulteriore motivo per rimanerci. Tra l'altro, piccola curiosità, al di fuori di queste terrazze noi avevamo trovato dei signori che, pagando una cifra, se non ricordo, ma minima, ti permettevano di farti delle foto, dei video con addosso animali strani, tipo iguane piuttosto che pipistrelli grandi come gabbiani, o ancora serpentoni di 3-4 metri. Noi ad esempio ci avevamo fatti le foto col serpentone ed era stato divertente. Ciao frate, tutto a posto? Dammi un bacino, dai, dammi un bacino, dai, vieni a darmi un bacino. Scherzavo. Il secondo luogo che invece potete visitare sempre nello stesso giorno è il Tempio Madre di Besaki. Siamo al Tempio Madre di Besaki nell'isola di Bali. In realtà questo è un complesso nel quale possiamo trovare dei templi dedicati a 3 divinità, in particolare a Brahma, a Shiva e infine a Vishnu. Quindi è un'area molto vasta con diversi templi. Quindi, come dicevo, si tratta di questo complesso di templi davvero molto grande, molto esteso, e devo essere sincero, è stato l'unico luogo sacro nel quale abbiamo veramente potuto respirare un po' l'aria spirituale di Bali, perché è talmente vasto che si trovano degli spazi, dei momenti in cui si riesce quasi a rimanere addirittura soli, e sono sincero, non c'è successo in nessun altro tempio che abbiamo avuto modo di visitare. E poi anche da un punto di vista estetico, secondo me questo rimane uno dei templi, se non il più bello, siamo lì, perché è veramente enorme, bellissimo e molto molto caratteristico, un luogo veramente imperdibile. Ah, e tra l'altro può tornare utile, magari al di fuori di questo tempio ci sono diverse bancarelle nelle quali si può fare man bassa di souvenir. Thank you.
Invece ragazzi, l'ultimo di questi tre luoghi di cui voglio parlarvi è il tempio di Lempuyang. Questo è forse il luogo più simbolico di tutta l'isola, perché in questo tempio ci si reca per due motivi. Il primo chiaramente è quello di vedersi il tempio, perché è un tempio molto bello, molto valido, non è enorme ma è caratteristico, è strutturato in questo modo: da un lato c'è questa grande scalinata in architettura balinese tipica e dall'altro lato è presente la porta del paradiso, il Paradise Gate. E a proposito, veniamo qui al secondo motivo. La seconda ragione per la quale si va in questo posto è quello di scattare una delle foto sicuramente più suggestive, più belle, più rappresentative di tutta l'isola. E a tal proposito voglio dirvi una cosa. Ciao a tutti, allora siamo a Bali al tempio di Pura Lempuyang, alla porta del paradiso, e sono qui per sfatarvi un mito. Avete presente questa foto? Sicuramente l'avete già vista in un sacco di foto mainstream. Chi va a Bali si fa la foto qua. E vedete, sicuramente avrete notato che sotto c'è uno specchio d'acqua. Quindi tutti vengono qua e dicono: dove cazzo è l'acqua? Io volevo fare la foto con riflesso. In realtà l'acqua non esiste, non c'è, ma si fa con un effetto. Facciamo vedere, sono praticamente dei tizi che mettono uno specchio sotto il cellulare dei turisti che desiderano fare la foto e in questo modo ottengono l'effetto specchio dell'acqua. Come potete vedere è pieno di gente, perché questo è un vero e proprio rito gestito e organizzato, è pieno di persone che fanno la coda solo per fare questa foto iconica. Vedete, chiamano anche proprio la posa. E quindi se verrete mai a Bali, non cercate acqua sotto le porte perché non esiste. Soprattutto tutte le volte che vedrete una foto di qualcuno sotto questa porta, sappiate che è una presa per il culo. Ovviamente adesso la facciamo anche noi, una volta che siamo qua. O comunque dopo quasi due ore, no, più di due ore. Quanto? Due ore e mezza. Quanto? Due ore. Ore di coda, tocca a noi. Ce l'abbiamo fatta, non c'è più nessuno davanti. Nobody person. E dopo questi stronzi tocca a noi fare la foto. Nobody person. Però speriamo ne valga la pena. Dopo due ore e mezza di coda finalmente è arrivato il nostro turno, lo so, è una follia, però ragazzi, obiettivamente, quando vi ricapita di fare una foto del genere? Quindi questi tre luoghi di cui vi ho parlato, come vi dicevo, potete vederli tutti e tre nello stesso giorno. Un consiglio che posso darvi è: se avete anche voi intenzione di fare la foto alla porta del paradiso, allora forse la cosa più intelligente da fare è recarvi per primo, il prima possibile, al tempio di Lempuyang, così da trovare possibilmente meno persone. Dietro la porta del paradiso è presente anche un vulcano e se sarete fortunati e non ci saranno nuvole, riuscirete anche a catturarlo attraverso questa porta. Quindi arriviamo al quinto e ultimo giorno. Allora, sull'isola di Bali c'è un tempio famosissimo che si chiama Pura Ulun Danuberatan. Ciao ragazzi, siamo al tempio Danuberatan, il quale prende il nome dal lago. Il tempio è questo qua dietro, probabilmente uno dei più famosi, quello che c'è sulla copertina della Lonely Planet, se l'avete notato. Comunque, eccolo qua, molto carino, vero? Se voi scrivete Bali su Google vi compare l'immagine di questo tempio qua. Si trova nella parte centro-nord di Bali ed ha un grande problema, che è veramente lontano da raggiungere ed è distante da tutti i luoghi di cui vi ho parlato fino adesso. Però proprio perché è un tempio così famoso, così conosciuto, ci dispiaceva perderlo e noi ci siamo andati lo stesso. Allora, devo dirvi la verità e devo essere sincero. Questo tempio un pochino ha deluso le mie aspettative, perché visto dal vivo di presenza è veramente piccolo. Cioè già dalle foto si capisce che non è un tempio grande, però uno non se lo immagina così tanto piccolo, e invece appunto le dimensioni sono molto ridotte. E oltretutto è un tempio che poggia su questo lago, appunto sul lago Beratan, ma poi saremo forse stati sfortunati noi, ma quando siamo stati lì la marea probabilmente era bassa, sta di fatto che l'acqua ritirandosi aveva lasciato scoperta tutta la fanghiglia al di sotto di questo tempio. Ad ogni modo, secondo me è comunque un posto che vale la pena vedere. Oltretutto siamo stati anche fortunati, perché proprio quando siamo arrivati noi ha iniziato a svolgersi un rito di preghiera al quale quindi abbiamo potuto assistere, ed è stato anche particolarmente suggestivo, interessante. Sono poi anche riuscito a fare questa ripresa aerea, così potete anche farvi un'idea di quella che è la grandezza e l'area di tutto questo tempio. Infatti va detto che l'area sacra non è costituita soltanto da questo tempietto che vedete, ma da tutta quella che lo circonda nelle vicinanze.
Allora, siccome questo tempio, come vi ho detto, è proprio scomodo da raggiungere, uno potrebbe dire, va bene, io vado a vederlo, però poi che faccio una volta che sono andato fin lì? Quindi un consiglio, un'idea potrebbe essere questa. A Bali organizzano delle escursioni sui vulcani. Noi non le abbiamo fatte, non ci siamo stati, quindi non vi so dare grandi informazioni. Però posso dirvi che mediamente si parte la notte, si va a vedere l'alba dal vulcano e poi si fa ritorno giù, diciamo. Quindi cosa potreste fare? Potreste ad esempio organizzare un'escursione su un vulcano, ce ne dovrebbe essere uno nelle vicinanze proprio di questo tempio, fare l'escursione, una volta vista l'alba e riscesi andare a quel punto a vedervi questo tempio di Danuberatan. Dunque cari amici, con questo io ho finito i luoghi che abbiamo avuto la possibilità di visitare noi. C'è un luogo che io mi sento di menzionare in questo video, perché è un posto che molti vanno a visitare in giornata da Bali. Questo posto si chiama Nusa Penida. E ragazzi, personalmente andare a vedere Nusa Penida in giornata è quanto di più sbagliato si possa fare. Perché? Perché quest'isola è un piccolo gioiello, è la sorella minore di Bali, si dice sia l'isola più sacra di tutta l'Indonesia. E proprio per la bellezza in termini di natura che quest'isola regala a chi la visita, ho scelto di dedicarle un video a parte che vi invito, se avete piacere, a vedervi. E davvero, se ne avete il tempo, andare a Bali e non andare almeno 3 giorni a Nusa Penida è veramente un grandissimo peccato. So I hope you guys enjoyed this video and dai, sto scherzando, se il video vi è piaciuto vi ringrazio e spero di vedervi al prossimo video. Ciao!